più lenta della 037 perché era una macchina nuova ancora da sviluppare. Poi ci siamo trasferiti dalla Mandria, che è un circuito vicino a Torino, alla Toscana, e quindi proprio dalla nascita di questa macchina ho collaborato con l'ingegner Lombardi, che lo può confermare, allo sviluppo della macchina stessa. E l'esordio è stato eccezionale al RAC dell'85 perché Henry e Sergio hanno vinto. Marco mi sembra che abbia fatto un piccolo show. E uno dei suoi. Comunque la macchina si è dimostrata subito molto competitiva. E infatti nell'86 abbiamo cominciato a fare delle gare eccezionali, Monte Carlo, io l'Acropoli, l'Argentina, anche Marco ha fatto delle gare fantastiche, il Sanremo, però non era ancora, secondo me, sviluppata, era ancora al 60-70% del suo potenziale. Era la prima esperienza che il gruppo Fiat e la Lancia in particolare faceva con le quattro ruote motrici, quindi c'era tanto da imparare, tanto da sviluppare. E sono sicuro che se avessimo continuato, tra l'altro la continuità l'avevamo già, quella realizzata, esatto, da Volta, esatto, da Beppe Volta. Un peccato, tra l'altro, questa macchina ti abbiamo visto guidarla tante volte, Michi. E appunto secondo me il gruppo B in casa Lancia era veramente agli inizi e veramente aveva un potenziale con le capacità ingegneristiche che avevamo con Claudio, con l'ingegner Limone e la squadra stessa Lancia, che al tempo non aveva rivali, e se ci fosse ancora oggi avrebbero da fare poche feste in Francia, quindi secondo me... è vero, senza nulla togliere a un campione come Loeb, cioè vi assicuro che il gruppo Lancia era una forza incredibile. Quindi in casa a Lancia, in Italia, il gruppo B è stato soffocato sul nascere ed è stato un peccato perché... Forse proprio perché eravate così forti è stato... Ma io ritengo che... A me è dispiaciuto abbandonare i gruppi B, perché sono state le macchine più spettacolari e più performanti che abbiamo avuto nella storia dei rally, e io mi ritengo uno, e anche Marco e tutti quanti, sono stati dei piloti fortunati ad avere l'opportunità di guidarlo. Logicamente è giusto che i regolamenti fossero andati in direzione della sicurezza, però da passare dagli oltre 500 cavalli delle gruppo B ai 250 delle prime gruppo A è stato abbastanza, diciamo, deprimente per me. Qual è stata la tua gara più memorabile in gruppo B, Michi? Safari? Col gruppo B sicuramente l'Argentina, che è stata la mia prima vittoria mondiale, sì. Dove sono stato in testa dalla prima all'ultima speciale, sì. Quindi veramente è stata una grande gara. Allora, Harry,